Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video tutorial. Il video sarà sul ciondolo stella ballerina. Guardate che meraviglia. Ne ho realizzati di vari colori, quindi questo è quello che già avevate visto. Ho realizzato nella colorazione del verde. Bellissimo anche questo. In questa colorazione stupenda, con un Rivoli Crystal AB, e in questa versione dell'azzurro del mare. Il tutorial che farò sarà in questa colorazione. Per chi vorrà, se non avete tutte le perline disponibili, mi sto proponendo per dei kit, quindi chi vorrà acquistare un kit può contattarmi. Ho realizzato il ciondolo proprio per questo in quattro versioni, così ognuno può scegliere la colorazione che più piace. Ora vi elenco il materiale e poi andiamo con l'esecuzione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi va, iscrivetevi al mio canale così sarete sempre avvisati per i futuri video. Il materiale quindi che ci occorre per questo lavoro è un Rivoli da 18 mm. Meglio se lo spessore qui sia più ristretto e non largo. Dei cipollotti, due colorazione, misura 4x3. Io ho questo filo preso dalla pallina che ha tante colorazioni all'interno, quindi andrò ad utilizzare due colorazioni di questo filo. Delle perle da 4 mm utilizzerò queste bianche. Le Piros della Puca utilizzerò queste color silver. Le Gem Duo utilizzerò queste. Le Candy Oval 4x6 io utilizzerò queste bianche. Filo Farline 0,12 mm. Ci serviranno anche delle Rocaille 15,0 e 11,0 della Miyuki. Io sicuramente utilizzerò due colorazioni, sia quelle bianche che quelle argento. Andiamo con il lavoro. Partiamo con l'inserire sul lago un cipollotto e una 11,0. Un cipollotto e una 11,0. Questo lo faremo per 10 volte. Io sto utilizzando questa colorazione di cipollotti sul turchese. Inserite tutte le perline alternate alle 11,0. Entriamo dalla parte opposta in tutte le perline e una volta che incrociamo il filo facciamo 3 nodi. Fatto i nodi, passiamo un po' nelle perline per spostare il nodo ed usciamo da una 11,0. Ora prendiamo sul lago 2 15, una 11 e 2 15 e andiamo nella 11,0 successiva. Facciamo il giro in questo modo. Con questo inserimento, quindi 2,15, una 11 e 2,15 e andiamo nella 11,0 successiva. Ora
Ora usciamo da 11.0 centrale di uno degli archetti che abbiamo fatto. Prendiamo sul lago, io utilizzerò quelle bianche, una 11.0 bianca, una 11.0 argento e una 11.0 bianca. Vado nel 11.0 successivo, dell'archetto successivo. Dobbiamo fare il giro con questi inserimenti. Dovremo inserire quindi 3 11.0. Sto inserendo le ultime 3 11.0, quindi mi inserisco nella 11 del primo archetto, nella 11 bianca e nella 11 esco dalla 11.0 argento. Inserisco il mio rivoli, è un rivoli in vetro blu. E tra le 11.0 argento dovremo andare ad inserire altre 3 11.0. Quindi le 3 11.0 mi inserisco nella 11.0 argento, ancora 3 11.0 e vado sempre nella 11.0 centrale dell'archetto dopo, sempre mantenendo il nostro rivoli. Continuiamo così per tutto il giro. Terminato anche questo giro, quindi sto inserendo le ultime 3 11.0, esco sempre dalla 11.0 centrale del primo archetto che abbiamo fatto. Prendiamo 3 15.0 e andiamo nel 11.0 centrale dell'archetto successivo. E questo sarà l'ultimo giro dell'incastonatura. Ancora 3 15.0 e vado nella 11.0 centrale dell'archetto dopo. Avremo questo. Una volta inserite tutte le 11.0, le 15.0, scusate, ripassiamo per rinforzare meglio il lavoro. Questo sarà il risultato dell'incastonatura. Ora usciamo con il filo dalla 11.0 del primo archetto che abbiamo fatto. Prendiamo sul lago una 15, un cipollotto sempre 4x3 e una 15. Ci inseriamo nella 11.0 dell'archetto successivo. Nuovamente 15.0, cipollotto 15.0. Io sto usando quest'altra colorazione di cipollotti e vado sempre nella 11.0 dell'archetto dopo, anche se sto uscendo dalla 11.0 a fianco dopo. Riesco di nuovo. Questo è il risultato che avremo. Finito il giro, usciamo da questa 15.0. Prendiamo sul lago una 11.0 bianca e andiamo nella 15 nel cipollotto ed usciamo dall'altra 15.0. Di nuovo una 11.0. Andiamo sempre nella 15 nel cipollotto ed usciamo dalla 15.0 successiva. Facciamo il giro con questo inserimento. Ora andiamo ad uscire da questa 11.0 dell'archetto che si trova sul retro. Prendiamo sul lago
una 11, una candy oval e una 11. Ci inseriamo nella 11 0 dell'archetto dopo. Io ho fatto di due colorazioni il passaggio proprio per farvi vedere la perlina che dovremo andarci ad inserire. Nuovamente 11 0 candy e 11 0 e andiamo nella 11 0 successiva. Facciamo il giro in questo modo. Tiriamo bene, facciamo posizionare bene le perline. Questo è il risultato che avremo una volta inserite tutte le perline. Ora usciamo dalla 11.0 vicino alla candy, prendiamo un'altra 11.0, io in questo caso sto prendendo quella bianca, vado nella 11, anche qui inseriremo una perlina in mezzo e usciamo dalla 11 dopo. Altra 11.0 e andiamo sempre nella 11 candy ed usciamo dalla 11.0. Questo serve per mantenere ferme le nostre candy. Facciamo il giro in questo modo. Questo è il risultato di questo giro. Sono andata a prendere il filo bianco perché pensavo di non averlo, invece ce l'ho, è sempre il Farline da 0,12 mm. Saliamo con l'ago nel foro superiore di una candy oval. Prendiamo sul lago una Piros. Stiamo attenti a prenderli nel verso giusto, quindi con la punta che va sempre sopra. La Gem Duo. E un'altra Piros. Ci inseriamo nel foro superiore della candy oval accanto. Faremo l'inserimento in questo modo. Nuovamente Piros, Gem Duo e Piros e andiamo avanti così. Una volta inserite tutte le perline, ripassiamo con il filo all'interno del giro appena fatto. Questo è il risultato del lavoro. Usciamo dal foro superiore della Piros, questa vicino alla Gem Duo. Prendiamo sul lago una 11.0 e ci inseriamo nel foro superiore della Piros successiva. Ora prendiamo 3.15.0. Andiamo nel foro superiore della Gem Duo, altre 3.15.0 e andiamo nel foro della Piros dopo, sempre foro superiore, di nuovo una 11.0 e andiamo nel foro della Piros, ripetiamo 3.15.0, foro superiore della Gem Duo, eccetera. Facciamo il giro in questo modo. Questo sarà il risultato del giro. Andiamo ad uscire da questo foro superiore della Piros, questa. Prendiamo sul lago 4.15.0, una 11 e 3.15.0. Andiamo ad inserirci in questa 11.0, la direzione della candy oval, non questa vicino alla Piros, ma quella dopo. E tiriamo. Nuovamente 3.15, una 11 e 4.15. E andiamo ad inserirci in questo foro superiore della Piros. Quindi questi due li dobbiamo saltare.
Andiamo in questa Piros nella 11.0 e usciamo dalla Piros successiva. Ripetiamo l'inserimento, quindi 4.15, una 11, 3.15, ci dobbiamo inserire in questa 11.0. Dobbiamo saltare questa e inserirci in questa. Uscendo da questa, ci dobbiamo inserire in questa Piros foro superiore ed uscire da quest'altra. Dobbiamo fare il giro in questo modo. Ecco il risultato di questo giro di lavoro. Ora dovremo uscire dalle 3.15.0, quindi mi sono inserita in questa Piros 11.0 e Piros. Usciamo dalle 3.15.0, prendiamo sul lago 2.15, io prenderò 2.15 bianche, una 15 argento e 2.15 bianche e ci inseriamo nelle prime 2.15.0. Siccome qui ho usato delle rocaille bianche, non andrò ad utilizzare più le perle bianche, bensì queste azzurre. Il colore di questo è pastel blu. Possiamo anche usare i cipollotti. Io vado ad utilizzare le perle. Quindi dovremo prendere una 11, la perla è una 11 e ci inseriamo nelle 2.15.0, quindi saltando queste 2.15.0. Prendiamo nuovamente 2.15.0 bianche, un argento, 2.15.0 bianche e ci inseriamo nelle prime 2.15.0. E ripetiamo l'inserimento della perla. Allora 11.0, perla 11.0 e proseguiamo. In sopra una gem duo andiamo ad inserire 2.15, 1.80, 2.15 e proseguiamo. La 8.0 che sto inserendo ci servirà al posto del cappietto, quindi andremo ad inserire poi l'anellino per poter mettere il nostro gancetto per la catenina. Se non volete mettere la 8.0 potete poi creare un cappietto sopra la 15.0 argento. Io proseguo e ci vediamo dopo. Questo è il risultato dell'ultimo giro. Ora dovremo ripassare con il filo e nel ripassare, passando nelle rocaille, dovremo saltare la 15.0 argento per avere più evidenziato la rocaille in questo modo. Saltiamo quindi la 15.0, usciamo sempre dalla seconda 15.0 come prima e continuiamo così. Dove abbiamo messo la 8.0 non dobbiamo saltarla, bensì ripassare con il filo all'interno per rinforzare meglio la rocaille. Guardate come viene evidenziato la 15.0 centrale. Finito il ripasso, facciamo 2-3 nodi con il filo e possiamo tagliare il filo e il ciondolo stella ballerina è terminato. Questo è il retro. Questo è il davanti, molto molto bello anche in questa colorazione. Io vi ho fatto vedere
i quattro colori che ho realizzati. Se qualcuno è interessato all'acquisto del kit, può contattarmi. Il kit comprenderà naturalmente le perline per realizzare il ciondolo. Come per questo tutorial, quindi è tutto. Io vi saluto, ciao e alla prossima. Ciao a tutti!